ringraziare anche per il sostegno da parte di Luigi Martini per l'organizzazione di questo programma, che è il capo del Centro per la Cyber Security e gli Studi per le Relazioni Internazionali presso l'Università di Firenze. Luigi è anche uno dei nostri stimati ex alunni dell'International Visitor Leadership Program, ha partecipato ad un programma negli Stati Uniti sulla cyber security e questo è il motivo per cui è in grado di organizzare questi programmi per noi. Grazie mille Luigi per il tuo lavoro e buon lavoro. A te il microfono, Luigi. Thank you Marlene, thank you, good afternoon everybody. Grazie Marlene e buon pomeriggio a tutti. Se siete d'accordo, passerò alla mia lingua madre, parlerò in italiano perché abbiamo la traduzione. Per aver accettato e avermi invitato a questo evento che è in linea con gli eventi che abbiamo già avviato con l'ambasciata americana e il Center for Cyber Security and International Relations Studies all'Università di Firenze, abbiamo fatto una serie di webinar a marzo. Questo evento rientra nel Cyber Security Month che c'è negli Stati Uniti, ma in realtà anche in Europa. È ottobre, il mese europeo per la cyber security. E quindi è una grande opportunità poter parlare di queste tematiche che sono sempre più rilevanti. Io avrò l'onore di introdurre i vari speakers che ci sono oggi nel panel. Avremo l'opportunità di parlare con Paolo Prinetto, con Daniel Ross, con Lauren Zabierek, e affrontare tematiche molto rilevanti. Prima di passare il microfono agli altri vorrei anche fare una mia breve presentazione e porvi anche condividere con gli amici americani e anche con coloro che sono i miei concittadini italiani, condividere cosa fa l'Italia per la cyber security, cosa ha fatto finora e dove siamo arrivati. Per farlo mi prenderò massimo, lo prometto, 10 minuti, però reputo indispensabile condividere queste novità anche che sono degli ultimi giorni. Sto condividendo il mio schermo, mi confermate e lo vedete? Ok. Perché è importante la cyber security? Ce lo dicono le ultime statistiche, fornite dai nostri servizi intelligence che in Italia ricoprono un ruolo fondamentale per la cyber security da un punto di vista sia di sicurezza nazionale ma anche di governance nell'architettura nazionale di cyber security. Ecco, secondo i nostri servizi intelligence, secondo la relazione annuale che i nostri servizi intelligence sono tenuti a presentare al Parlamento, gli attacchi cyber sono in crescita esponenziale e soprattutto stanno prendendo di mira sempre di più. Per il 75% degli attacchi subiti dall'Italia nel 2019, questi 73% sono indirizzati verso la pubblica amministrazione centrale e locale. Quindi questo fa capire come lo Stato, la pubblica amministrazione, sia l'oggetto di interesse prevalente per i criminali informatici oppure per attività di cyber attacks nei confronti del nostro Stato. Ecco perché è importante la cyber security, è importante da un punto di vista di difesa e della sicurezza nazionale, di difesa delle nostre pubbliche amministrazioni e anche delle infrastrutture critiche. È importante quindi per quanto riguarda la difesa del nostro sistema paese. Però l'Italia non parte da zero per quanto riguarda la cyber security, perché l'Italia sin dal 2013 si è dotata di un'architettura nazionale preposta alla cyber security. È arrivata poi nel 2015 a fare un setup, un assessment, una valutazione dell'architettura nazionale del 2013 per poi arrivare all'attuale architettura nazionale che abbiamo oggi fornita e implementata nel 2017 con il cosiddetto DPCM Gentiloni, nel quale si crea e si viene a creare l'architettura attuale di cyber security nazionale, dove viene indicato chi fa cosa e chi è responsabile della governance nazionale
per la protezione del nostro paese dagli attacchi informatici e la protezione sia sicurezza nazionale, ma anche sicurezza pubblica e difesa nazionale, da un punto di vista anche militare. I pilastri della nostra azione, dell'azione italiana in ambito cyber security sono essenzialmente questi due, cioè il quadro strategico nazionale che è stato pubblicato nel dicembre 2013, che è ancora in vigore, perché si tratta di una strategia di lungo periodo, ma poi abbiamo il piano nazionale di protezione cibernetica e sicurezza informatica, che è stato aggiornato nel 2017. Quindi il quadro strategico ci dice cosa fa l'Italia per rendere sicuro il cyberspazio, il piano nazionale invece ci dice come l'Italia raggiunge gli obiettivi strategici. E vediamo quali sono gli obiettivi strategici che l'Italia ha raggiunto attraverso il piano nazionale. Proprio perché, come dicevo prima, l'Italia non parte da zero, ma l'Italia è un paese che a livello europeo, ma anche internazionale, ha raggiunto un livello di maturità non invidiabile a nessuno. Perché e come ha raggiunto questo stato attuale l'Italia? Attraverso la revisione del nucleo di sicurezza cibernetica, che è diventato il cuore pulsante della nostra architettura nazionale, soprattutto da un punto di vista anche operativo e di coordinamento. È il cuore pulsante perché è istituito all'interno, viene spostato, è istituito presso il Dipartimento di Informazione per la Sicurezza, presso i nostri servizi intelligence, che hanno un diretto sistema di comando con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che in Italia è il responsabile della cyber security. Abbiamo contratto attraverso il DPCM Gentiloni la catena di comando, come dicevo, ora c'è una catena di comando diretta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e i nostri servizi intelligence, l'NSC, perché è diretto l'NSC da un vice direttore generale del DIS, che attualmente è Roberto Baldoni, il quale quindi ha la responsabilità del nucleo di sicurezza cibernetica che coordina tutte le azioni a livello nazionale. Poi c'è stata l'unificazione dei CERT, c'è stata l'implementazione dell'OXIRT nazionale, sempre presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Abbiamo istituito anche un centro di valutazione e certificazione nazionale al fine di certificare la tecnologia nazionale. E in più si sta sviluppando un centro nazionale di ricerca e sviluppo in Luigi, cyber security. Sì? scusa. Luigi, sono Marco, devi impostare italiano sul interpretation, per favore. Ma non. Ok, aspetta, lo provo. Sorry. C'ho solo inglese off. English off. Quale scelgo? Two options. Off or English? If you want, I can switch in English or as you prefer. No, seleziona off, grazie. Ok, già off, ok. Excellent. Potete vedere lo schermo? Si vede? Ok, excellent. Quindi ci sarà un'istituzione, il Centro Nazionale di Ricerca e Sviluppo in Cyber Security, attraverso un lavoro osmotico che già esiste tra istituzioni e università. Abbiamo oggi l'opportunità di avere con noi Paolo Prinetto, che ci racconterà cosa fa il Laboratorio Nazionale di Cyber Security proprio al fine di migliorare e preservare la sicurezza nazionale del nostro sistema paese da un punto di vista di cyber security. E poi ci sarà la costituzione di un Centro Nazionale di Crittografia. Quindi su che basi si poggia la nostra architettura nazionale di cyber security? Si poggia sul decreto Gentiloni che vi dicevo prima, ma l'Italia ha implementato anche la direttiva NIS, uno dei paesi più avanzati a livello europeo per l'implementazione della direttiva NIS, ha individuato gli operatori di servizi essenziali attraverso il ruolo fondamentale del nucleo di sicurezza cibernetica. Abbiamo, come abbiamo detto prima, l'Italia ha istituito ad agosto, attraverso un DPCM, il Computer Security Incident Response Team, che
Ma la novità in assoluto, secondo me, che merita attenzione, che fa sì che l'Italia ha raggiunto davvero livelli elevati di maturità in ambito cybersecurity, è dato da una recente normativa approvata a settembre del 2019, ma poi convertita in legge il 18 novembre del 2019, la cosiddetta legge 133, che istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. È il primo decreto implementativo della legge 133, è stato approvato la scorsa settimana, che è il DPCM 30 luglio del 2020, che entrerà in vigore il 5 novembre 2020. Un DPCM che dà vita, che avvia tutte le attività relative al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Quindi è questo l'ecosistema nazionale di cybersecurity, questa è l'architettura nazionale di cybersecurity italiana. Come vedete, all'apice c'è il Presidente del Consiglio dei Ministri, per poi scendere e avere un ruolo fondamentale del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, del Nucleo di Sicurezza Cibernetica, che coordina tutte le attività in ambito cybersecurity con la compartecipazione di altri attori, sia attori istituzionali, per esempio il Ministero dell'Interno e la Difesa, la Giustizia, la Protezione Civile, il Ministero dei Trasporti, ma anche con altri soggetti interessati, perché all'occorrenza possono essere coinvolti nel nucleo di sicurezza cibernetica anche attori privati, al fine di migliorare la protezione delle infrastrutture critiche, per esempio, ma soprattutto al fine di garantire un'efficacia, un'effettività del concetto di partenariato pubblico-privato nel contesto della protezione della sicurezza informatica a livello nazionale. Il perimetro cosa fa? Non mi soffermo, vi lascio le slide, vi lascio anche la curiosità di andare a studiare il perimetro in dettaglio. Vi condivido solo questa tabella che è stata implementata dai nostri servizi di intelligence, la trovate all'interno della relazione di cui citavo prima. Il perimetro è una normativa, secondo me, all'avanguardia, anche sul panorama europeo, ma anche internazionale, perché per la prima volta in Italia vengono individuati soggetti pubblici e privati che esercitano una funzione essenziale dello Stato e vengono perimetrati al fine di proteggerli. Quindi viene creato un perimetro attorno al sistema paese, per garantire una protezione efficace ed effettiva dei soggetti, siano essi pubblici o privati, che garantiscono servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato. Viene accorciata addirittura di 6 ore la notifica degli incidenti informatici, a fronte di un processo molto più ampio sul panorama europeo. Addirittura vengono implementate delle misure per certificare la tecnologia che vengono utilizzate da quei soggetti perimetrati, pubblici o privati. Questa è l'innovatività che produce il perimetro, è l'innovazione che produce il perimetro, perché da qui in avanti, attraverso il ruolo del CVCN, il Centro di Certificazione, Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale, tutti i soggetti che sono perimetrati sono chiamati e sono obbligati a comunicare in fase di procurement quali strumenti vogliono utilizzare e se, in base alla valutazione del CVCN, questi prodotti devono essere soggetti a verifiche oppure devono subire dei test per ottenere la certificazione. Quindi, come dicevo prima, il perimetro è un'innovazione normativa che non tutti i paesi, per esempio, europei hanno, e l'Italia su questo fronte è veramente all'avanguardia rispetto ad altri paesi. E soprattutto perché il perimetro è in fase di implementazione ed è entrato in vigore il DPCM la scorsa settimana, il 30 luglio 2020, il numero 131, il quale entrerà in vigore, produrrà i propri effetti a partire dal 5 novembre del 2020, che permetterà di individuare quei soggetti pubblici e privati che rientrano nel perimetro
nazionale, di sicurezza nazionale cibernetica. Quindi per concludere, quali sono le aree chiave dell'Italia per la quale possiamo dire che l'Italia ha raggiunto un'elevata maturità in ambito cyber security da un punto di vista istituzionale, di governance, di sistema paese? La sicurezza nazionale, cioè abbiamo raggiunto una centralità del Dipartimento Informazione e Sicurezza, soprattutto del nucleo di sicurezza cibernetica, nell'architettura di governance nazionale di cyber security. Da un punto di vista anche di sicurezza e difesa militare, impensabile pochi anni fa parlare di cyber defense, grazie alla sensibilità anche politica, mi permetto di dire. Per esempio, il sottosegretario Tofalo, per esempio, è una persona molto sensibile a queste tematiche, ha portato avanti non solo l'operatività del Comando per le Operazioni Cibernetiche, ma addirittura anche il centro interforze, scusate, per le operazioni cibernetiche, ma anche l'istituzione del comando per le operazioni in rete, alle strette dipendenze dello Stato Maggiore Difesa. L'Italia si dota anche di uno strumento militare, quindi, per la cyber security e la cyber defense, ma abbiamo anche uno strumento per la sicurezza pubblica, l'Homeland Security. Quindi, perché c'è un ruolo di autorità di contrasto del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche, il CNAIPIC, che addirittura è stato istituito a partire dal 2006. Per concludere, abbiamo anche una proiezione internazionale, perché anche il Ministero degli Affari Esteri si è dotato di una unità di cyber security e cyber diplomacy presso la Direzione Generale Affari Politici, che ha l'obiettivo di presentare e presenziare e presidiare i tavoli internazionali a livello europeo, a livello delle Nazioni Unite, l'OSCE, la NATO, il G7, il G20, eccetera. Quindi mi taccio qui, ho sfruttato questa opportunità per condividere con voi come l'Italia dal 2013 a oggi si sia dotata di un'architettura nazionale di cyber security, secondo me, all'altezza delle sfide, anche se le sfide sono in perenne evoluzione, ma almeno arriviamo preparati, secondo me, da un punto di vista di architettura nazionale e istituzionale. Grazie. Ok, ora passerò la parola, solo alcune note informative. Se avete domande, fatele, sentitevi libere di farle, poi li raccoglieremo e alla fine avremo una Q&A section da condividere con i nostri relatori. Ora parlerà, do la parola, sono contento di farlo, lascio il microfono a Paolo Prinetto, che è direttore del Laboratorio Nazionale di Cyber Security, che ci parlerà del problema dello skill shortage in ambito cyber security e come l'Italia, per esempio, attraverso un caso studio, la Cyber Challenge, cerca di ridurre questo problema. Paolo, microphone is yours. Salute, grazie Luigi per questa opportunità, grazie all'ambasciata americana e grazie a tutti quelli che stanno ascoltandoci. Allora, userò questo spazio che mi è stato gentilmente offerto per provare a raccontarvi che cos'è il Laboratorio Nazionale in Cyber Security del CINI. Allora, intanto l'ha già in qualche modo anticipato Luigi prima, mi piace definirlo come la gamba accademica, no? Dell'ecosistema cyber nazionale, in particolare laboratorio è uno dei laboratori nazionali del CINI. Due parole, il CINI è un CINI sta per Consorzio Internazionale Nazionale per l'Informatica, è un consorzio che chiude oggi 49 università italiane nelle quali si fa ricerca sostanzialmente in informatica, ingegneria e informatica, l'equivalente di computer science e computer engineering, e che nel quale vengono rilasciati appunto titoli a vario livello, dalla magistrale alla triennale ai dottorati, e sono tutte pubbliche, tutte università pubbliche. Focalizzandoci sul laboratorio, perché sposto solo
questo, focalizzando sul laboratorio, è organizzato come una rete di 42 nodi, include oggi più di 600 ricercatori su tutto il territorio nazionale e questi nodi sono localizzati presso le principali università italiane, presso un'accademia militare e presso diverse ricerche, istituti di ricerca privati, pubblici, scusate. Allora, in termini di governance, velocemente, ho l'onore di servire come direttore, ci sono due vice direttori, il professor Armando e il professor De Nicola, e vi è una giunta che gestisce il tutto e che si riunisce mensilmente. Qual è la mission? L'ho anticipato prima in qualche maniera, di supportare, no? Di aiutare, essere chiamati a collaborare alla creazione dell'ecosistema nazionale in cyber security. E questo come lo raggiungiamo? Lo raggiungiamo attraverso, da un lato, diverse linee di azione, ovviamente, che riguardano la ricerca, lo sviluppo, trasferimento tecnologico. Poi quello che ho chiamato genericamente capacity building, no? Su cui torno pesantemente tra un attimo, e poi una serie di coinvolgimenti a livello sia nazionale che internazionale, e questi li portiamo avanti attraverso accordi strategici, attraverso i progetti bandiera, progetti di ricerca e sviluppo e ovviamente in termini pratici, organizzazioni in termini di working group e di focus group. Due Sì, parole professore. inizialmente sugli accordi strategici che teniamo particolarmente importanti. Il primo è con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Sistema per l'Informazione e la Sicurezza della Repubblica, di cui a lungo ha parlato Luigi nel suo intervento precedente. Di questo siamo particolarmente onorati, credo che sia estremamente importante, con un paio di ministeri chiave, in particolare quello della Giustizia e il Ministero della Difesa, e non ultimo il CNR, che è il Centro Nazionale delle Ricerche Italiane. Mi soffermerei appunto un po' sugli aspetti di capacity building, e per noi sostanzialmente questo vuol dire costruzione e comunità, poi la sensibilizzazione, l'educazione, cioè la formazione, il training e poi la valutazione, diciamo, l'analisi di tutto. In termini di community Professore, building, cito solo velocemente ITASEC, che è la conferenza italiana di riferimento. Abbiamo Paolo, svolto. Dimmi. Paolo, just a moment. Whatever. Scusi, professore, sono Marco. Dovrebbe selezionare anche off o Italian sulla interpretation di Zoom. Se può andare in basso dove c'è interpretation. Però prima a me non mi dava. Oh, scusi, abbiamo un problema con la tecnologia. Don't worry, this is what happened in cyberspace. Annotate participant. Next year, posterior annotate, remote control and more. Paolo, devi andare giù dove c'è screen, share screen, fianco c'è record, reactions, interpretation. Posterior annotate, e per me non compare, avete pazienza, mi compare. Allora, fatemi uscire un attimo, scusate. Esco da questa, esco dalla presentazione, così discard, perché non mi compare allora, zoom. A me prima era off, quando ho cominciato a parlare era off, andiamo a vedere. Paolo, I may suggest you can continue in English because your slides are in English, your contents are in English, you can continue in English if you want. Marlene, what do you think? Non capisco come venirne fuori, sinceramente, perché per me in questo momento Paolo, puoi continuare in inglese se vuoi. Sì, lo farei se potessi avere Zoom, mi ha preso completamente il controllo del sistema, chiedevolmente scusa, fatemi capire cosa posso fare. Ora andiamo avanti. So what do you prefer? Can you see now education, my slide in Yeah, terms yeah. of... Okay, here. What do you prefer, Italian or Cosa English now? preferite, italiano o inglese? Fatemi sapere. Yeah, go ahead in English, no worry. Procedi in inglese, non preoccuparti, procedi in inglese. Visto che le diapositive sono in inglese, non preoccuparti. Mi scuso, ma non vedo alcun segnale interpretariato. Prosegui con l'inglese, mi dispiace. Quindi, il community building. Per quello che riguarda il community building, l'ITASEC, che è la conferenza italiana sulla cyber security,
l'abbiamo tenuto l'edizione a febbraio o ad Ancona nel 2020, poco prima del lockdown. La prossima è prevista per il prossimo giugno a Roma, finora ancora prevista come incontro in presenza, ma temiamo tantissimo di dover essere costretti a doverla cancellarla, a trasformarla in un incontro in remoto, ma questo verrà deciso nei prossimi due giorni. Parlando di consapevolezza, voglio citare il fatto che abbiamo completato diversi corsi per più di 6.500 dipendenti dei principali ministeri italiani. E in termini di istruzione e formazione, devo parlare della sfida informatica, il primo programma di formazione ad alto per quello che riguarda le scuole superiori, con il sostegno ancora una volta della Presidenza del Consiglio dei Ministri del settore dell'intelligence e del Ministero della Difesa. Perché abbiamo creato questi corsi? Ovviamente per poter creare e far sviluppare una comunità di cyber defenders, investendo in giovani talenti. Ovviamente stiamo cercando di affrontare la carenza di operatori di manodopera, e questo vale sia per l'Italia che altre parti del mondo, e per ovviamente sensibilizzare alle persone a questioni e sviluppare la cultura informatica, e poi per creare nel Team Italy, il team di cyber security. Abbiamo partecipato all'ultimo campionato europeo, la squadra italiana si è classificata al secondo posto dopo quella rumena. Questi sono alcuni dei dati che riguardano la Cyber Challenge. Vedete che nell'ultima edizione, che è stata conclusa qualche giorno fa, abbiamo avuto più di 4.400 studenti registrati, 560 hanno in realtà poi completato, e qui abbiamo il numero di partecipanti a livello nazionale. C'è un aumento significativo in questa edizione, vedete. Un effetto collaterale molto significativo abbiamo avuto un aumento considerevole nel numero di cyber team che partecipano a concorsi o gare internazionali. Al momento ce ne sono 8 diverse di questi team che sono attivi in questo campo. Cosa ci aspetta per il futuro? Partendo dall'edizione del 2021, apriremo fra qualche giorno le iscrizioni, attiveremo anche attività nuovissime e significative per gli studenti delle scuole superiori. In particolare avremo corsi di formazione personalizzati e si chiuderanno con le Olimpiadi della Cyber Security che verranno tenute l'anno prossimo per la prima volta in Italia. Per quello che riguarda il capacity building, se vogliamo passare dalla formazione alla capacity building, la comunicazione al training, voglio sottolineare la disponibilità di quello che noi chiamiamo quella piattaforma Cyber Range Platform, che comprende diversi aspetti considerevoli. Mi concentrerò soprattutto su questi 5 punti molto importanti. Ti prego, Luigi, di fermarmi quando avrò esaurito il tempo a me assegnato. Per quello che riguarda l'apprendimento, i contenuti sono messi a disposizione dagli accademici, più di 40 accademici e istituti di ricerca attualmente. Stiamo fornendo la formazione in questi campi: introduzione alla sicurezza informatica, crittografia, la sicurezza dell'hardware e così via. E questo è un rapido quadro, senza scendere in dettagli, tanto indicare i vari settori e moduli che sono disponibili per ciascuna di questa area, di questo settore. Ovviamente non scendo nei dettagli, ma voglio soltanto darvi un quadro completo di quello che si sta verificando. Per ogni modulo di apprendimento, per ciascuno di questi rettangoli, abbiamo un tutorial su come utilizzare i tool e gli ambienti che vengono utilizzati all'interno del modulo, 2 ore di conferenze teoriche, poi introduzione alle sfide, e poi 4 ore di esperienze dirette e pratiche, poi ulteriori sfide che sono a disposizione. Quindi globalmente abbiamo 2 ore di teoria e 4 ore di pratica, e altre 2 ore di
compiti a casa. I corsi a livello zero significa che moduli che introducono proprio alla base delle conoscenze, ma soprattutto per gli studenti di scuole superiori, e poi il blue team, il red team, i vari team, quello rosso, quello blu, quello viola, questi ovviamente riguardano anche i team che poi gestiscono tutto. Per quello che riguarda gli scenari, abbiamo più di 5 o più scenari per ogni modulo. Ogni scenario organizza una challenge e ogni challenge ha un livello di difficoltà che va da 1 a 5 più, è una serie di parole chiave, e ciascuna con la sua percentuale di rilevanza. Abbiamo questa esperienza molto interessante, secondo me unica, questa possibilità. Innanzitutto le challenge a livello di hardware, la possibilità di utilizzare Cyber Ranges che sono a disposizione a Torino, a cui si può avere accesso per in via remota. Qui possiamo in remoto eseguire Ranges, per esempio per quello che riguarda l'hardware, il Smart Cities, Smart Building, la configurazione Wi-Fi e così via. E questo per dare la possibilità di avere accesso a questi dispositivi in remoto già disponibili. Per quello che riguarda il monitoraggio, abbiamo un sistema di monitoraggio sofisticato per i singoli, per i tutor, per i manager, per il white team quando ci sono attacchi, e tanto per citarvene alcuni. E poi termini di punteggio, sia il punteggio statico che quello dinamico, e per le gare sia il Jeopardy che l'attack defense, gli scenari di attacco e difesa. Paolo, hai ancora 5 minuti? Sì, sono veloce. Grazie Luigi. La gestione, abbiamo, come ho detto, le singole classi con ciascuno un supervisore, i tutor, e l'accesso alle risorse, che è basato sul RBIC, Role Based Control System. Non vi voglio annoiare troppo con tutti questi dettagli. Per quello che riguarda le valutazioni, e credo che questo sia un argomento, un aspetto molto importante, abbiamo costituito un progetto per la valutazione della preparazione sia per l'organizzazione che per i singoli, sia per quello che riguarda l'organizzazione. Abbiamo il quadro di riferimento alla cyber security a livello nazionale basato sul quadro US NIST. A proposito, sia il professor Baldone che il sottoscritto abbiamo avuto l'opportunità di partecipare ad un workshop un paio di anni fa presso il NIST, e risultato una partnership pubblico-privato, mentre la valutazione del singolo di due abbiamo utilizzato il progetto Cyber Readiness. Luigi Martino è il project leader e vi può fornire ulteriori informazioni a riguardo. In questo caso l'obiettivo è quello di valutare la parte del singolo individuo, non di organizzazione, con però con attenzione alla propria, alla loro posizione interorganizzazione. Quindi viene fatto un soggetto, una serie di domande che riguardano appunto gli aspetti più personali, e poi completamente anonimo. E abbiamo delle piattaforme versatili per raccogliere risultati, una metodologia valida per, e solida per proporre delle azioni di rimedio e correzione personalizzate. Rapidamente, adesso alla fine parliamo di coinvolgimento a livello nazionale e internazionale. Voglio parlare dei libri bianchi. Potete scaricare questi libri bianchi che abbiamo preparato un paio di anni fa. Sono stato coinvolto nell'organizzazione insieme a Roberto Baldoni, l'attuale Cyber Czar, attuale vice direttore incaricato della cyber security. Qui abbiamo cercato di tracciare insieme ad altri colleghi un po' un excursus dei vari progetti disponibili, e potete scaricarli sia in italiano.
Tanto per riassumere, penso che il nostro ruolo principale sia quello di agire come uno snodo, come uno hub per la, la comunità accademica che si occupa della cyber security in Italia, che coinvolge università italiane, gli istituti di ricerca e le istituzioni e le accademie militari. L'obiettivo è quello di dare l'opportunità a mettere a disposizione le nostre capacità ad una comunità che sia più ampia possibile. Siamo aperti e disponibili a condividere, a rendere tutto questo a disposizione di tutto. Vorrei chiudere con tre commenti circa quello che è la forma mentis laboratoria. Riteniamo che insieme si possano raggiungere obiettivi diversamente non raggiungibili, e riteniamo che noi è sempre meglio di io, e per dare un miglior servizio al nostro paese dobbiamo costruire punti e non muri. E questo chiude la mia presentazione. Vi ringrazio sinceramente per aver partecipato, mi dispiace se sono dovuto passare dall'italiano all'inglese, ma sono a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda, e grazie ancora per la disponibilità e il tempo. Grazie, grazie mille Paolo. Voglio ringraziarti per tutte le informazioni che hai condiviso con noi, e adesso è arrivato il momento di Dan Ross, consigliere economico all'ambasciata americana. Dan ci parlerà dell'impatto del 5G in Italia e Unione Europea. Si tratta di un argomento molto fondamentale, molto scottante oggi. Dan, a te la parola. Grazie Luigi, grazie mille per avermi dato l'opportunità di unirmi a voi oggi. Ho una presentazione piuttosto breve. Vediamo se riesco, a farvela vedere. Come dicevo, ho una presentazione piuttosto breve, essenzialmente sulle questioni principali che preoccupano Washington attualmente. Ovvero le problematiche su cui c'entra il governo americano in materia di cibersicurezza, la questione del 5G, ovvero è la questione di attrezzatura di fiducia e non di fiducia nel sistema 5G. Quindi sto cercando di vedere come posso farvelo vedere a schermo intero. I am very technologically challenged. I apologize. No, okay. Mi scuso, ma sono in grandi difficoltà tecnologiche. In basso. Fit to current window. Here? Qui? No. Chiede il dottor. Sì. Eccoci, grazie per l'aiuto. Dunque, la questione 5G del 5G, transizione alla tecnologia 5G, dalla quella 3G e 4G, rappresenta una importante questione di cibersicurezza su cui si concentra il governo americano attualmente. Questo è perché il 5G avrà un impatto così dirompente e andrà a trasformare ogni aspetto della nostra vita, la vita dei singoli, il modo in cui facciamo affari, il modo in cui apprendiamo, come operano le nostre città, come i nostri governi amministrano le cose, il modo in cui assicuriamo la nostra sicurezza nazionale. Quindi questa slide contiene alcune delle principali cose che subiranno un cambiamento mano a mano che passeremo all'uso del 5G. Quindi,
vetture che si guidano sole, la telechirurgia, controllo delle reti elettriche e dei sistemi idrici attraverso la tecnologia 5, quindi gli elettrodomestici intelligenti e tante altre cose che non sono ancora state inventate, ma che probabilmente verranno facilitate dal passaggio alla tecnologia 5G. Quindi, mano a mano che più e più cose nelle nostre vite diventano automatizzate e rientrano nella tecnologia 5G, mano a mano che le cose diventano più cose diventano possibili tecnologicamente, ecco lì che si presentano più minacce alla nostra sicurezza, quindi minacce alla nostra privacy attraverso backdoors che i produttori di attrezzature 5G e coloro che costruiscono la rete 5G. Se non sono di fiducia, c'è la possibilità che vengono istituiti questi backdoor che possono accaparrarsi i dati personali della sicurezza, può essere minata da questi kill switches che possono quindi portare un scombussolamento e chiudere le reti 5G e poi ci saranno molte telecamere nella città e questo sicuramente potrà accrescere la sicurezza delle città, però al contempo può minacciare i diritti umani, perché nelle mani sbagliate queste informazioni, le informazioni raccolte da queste telecamere possono essere sicuramente utilizzate contro i singoli o quantomeno limitare nella libertà. E ovviamente nella sfera commerciale le aziende, le società vengono minacciate in termini di proprietà intellettuale e segreti commerciali che possono essere scoperti tramite i backdoor e varie forme di tecnologia di sorveglianza. E a livello nazionale i paesi che utilizzano la tecnologia 5G per migliorare, accrescere la propria sicurezza nazionale, devono accertarsi che siano a conoscenza da dove, sulla provenienza, a conoscenza della provenienza dell'attrezzatura, perché se c'è un accesso da parte di governi autoritari a queste informazioni raccolte tramite questa tecnologia, ecco lì che può esserci una minaccia alla sicurezza. Quindi non c'è alcun aspetto della nostra vita che non verrà impattato dai rischi presentati dalla tecnologia 5G e dai rischi presentati da questi venditori non di fiducia. Quindi la tecnologia 5G di per sé, contrariamente alla tecnologia 4G e 3G, è mirata più all'elaborazione dell'informazione al margine del sistema, non al centro del sistema. Quindi il fatto che l'informazione viene trattenuta, elaborata al margine, significa che bisogna essere molto certi riguardo al funzionamento dell'attrezzatura al margine del sistema. Quindi i governi, i singoli, le aziende, quindi ogni aspetto della vita nel XXI secolo verrà in qualche modo impattato dal 5G e verrà minacciato da queste reti non sicure. Questo è particolarmente vero per quanto riguarda molte delle applicazioni della telemedicina. Per esempio, sono sicuro che molte persone vorranno che i dati sanitari rimangano i più privati possibili, quindi il trasporto intelligente, l'automazione industriale, tutte queste cose gestiscono dati molto sensibili e molto importanti dal punto di vista commerciale. Quindi le persone che vogliono sfruttare le sicurezze all'interno di questo sistema 5G possono potenzialmente raccogliere questi dati senza che i proprietari dei dati, che siano singoli o dati o aziende, ne vengano a conoscenza, se il sistema non viene schermato
adeguatamente. Quindi è necessario accertarsi che i fornitori di attrezzature e le aziende che operano e producono questa attrezzatura sono fornitori di fiducia. Very expensive if untrustworthy. Molto costoso se dei venditori non di fiducia riescono a far entrare le loro attrezzature all'interno di un sistema e si scopre poi successivamente che c'è un buco nella tecnologia, che c'è una vulnerabilità all'interno di un sistema, è molto più costoso a quel punto cercare di modificare il sistema o cambiare l'attrezzatura invece di magari assicurarsi che l'attrezzatura utilizzata fosse effettivamente sicura all'inizio. Questa è la mia prossima slide. Quindi accertarsi che i sistemi 5G siano sicuri è veramente nell'interesse della sicurezza nazionale di ogni paese. Il governo americano definisce di fiducia in questo modo, ovvero le aziende di telecomunicazione devono rispettare i diritti, la legge e gli operatori, coloro che utilizzino attrezzature provenienti da venditori non di fiducia potenzialmente si espongono a minacce da altri governi nazionali. Quindi, di nuovo, una volta che queste attrezzature non sicure si trovano già all'interno di un sistema, molto difficile poi porre rimedio. Quindi gli Stati Uniti e il suo governo hanno sostenuto due fornitori europei per il sistema 5G europeo, ovvero Ericsson e Nokia. Al momento non c'è un produttore americano di attrezzatura periferica 5G come Ericsson e Nokia. L'altra azienda che gli Stati Uniti considerano sicuro è Samsung, il produttore sudcoreano. Quindi adesso parliamo un pochettino dei venditori non di fiducia, in maggiori dettagli. Sto parlando dei venditori cinesi in modo particolare, che è noto che rubano proprietà intellettuale e l'azienda come ZTE Huawei hanno ricevuto dei finanziamenti cospicui dal governo cinese e quindi per questo gli permette di fare concorrenza serale anche all'estero nei confronti di Nokia. E se una di queste aziende riesce a monopolizzare un sistema 5G in uno dei paesi europei come l'Italia, riescono a far fuori tutta la concorrenza, a quel punto Huawei e la ZTE riuscirebbero a fissare i prezzi di mercato per le attrezzature e per i servizi su quel mercato, in quel mercato. E naturalmente la vera minaccia di Huawei e ZTE è che sono sottoposti a controlli da parte del governo cinese. La legge sulla sicurezza nazionale della Cina richiede che le aziende, tra cui anche le aziende private con sede in Cina, di ottemperare alle richieste del governo in materia di informazione. E mentre chiaramente ci sono esempi di governi in paesi democratici che raccolgono informazioni sui loro cittadini o che governi che democratici che richiedono informazioni dalle aziende. La differenza è che nei paesi democratici almeno esistono delle leggi a tutela delle aziende e dei singoli, quindi le aziende e i cittadini possono ricorrere per tutelare i loro dati e i governi devono rispondere ai loro i propri cittadini nei paesi democratici. In Cina i cittadini cinesi non possono votare contro il Partito Comunista, né hanno lo stesso tipo di tutela o
possono far avvalersi delle stesse per rimediare a quali problemi che hanno possono avere con il governo. L'altro aspetto della 5G che preoccupa il governo americano è la concorrenza, e la nostra politica è quella di incoraggiare il maggior numero di vendor di fiducia, perché in questo modo è possibile garantire che la migliore attrezzatura, l'attrezzatura più sicura e affidabile, possa essere acquistata e possa essere creato il sistema più affidabile e sicuro. Tornerò adesso alla questione delle aziende cinesi coinvolte in casi di spionaggio nella Repubblica Ceca, in Polonia, in Olanda. Alcune aziende cinesi sono state accusate di furto di proprietà intellettuale in Germania e nel Regno Unito e di corruzione in Belgio. E gli aspetti tecnici dell'Unione Europea. Il toolbox 5G dell'Unione Europea ha ammonito che il profilo di rischio dei singoli fornitori diventerà particolarmente importante, ivi compresa la probabilità che tale fornitore sia soggetto a interferenza da parte di un paese non dell'Unione Europea, quindi l'Ericsson e Nokia, ovvero i produttori europei, producono attrezzatura sicura e sono sottoposti a concorrenza equa, perché sono ovviamente sottoposti a delle leggi e sottoposti anche a eventuali scusa Dan, hai 5 minuti ancora? Sì, sto arrivando alle mie conclusioni. Il Regno Unito ha permesso l'introduzione di attrezzature Huawei nei suoi sistemi oltre 10 anni fa, e hanno scoperto che ci sono dei buchi nella sicurezza di quel sistema. Ci sono problemi significativi legati all'attrezzatura e problemi di sicurezza e sul funzionamento, problemi di funzionamento dell'attrezzatura. Le autorità in materia di sicurezza Huawei non è riuscita a far fronte a queste problematiche e non sono riuscite a eliminare queste problematiche al sistema. E questa decisione del governo del Regno Unito ad eliminare l'attrezzatura Huawei dai propri sistemi cyber entro il 2027. Quindi in generale l'attrezzatura non di fiducia proveniente da Huawei o Z contro i sistemi di cybersicurezza, c'è un chiaro intento dal punto di vista del governo americano. Noi abbiamo deciso negli Stati Uniti di non permettere l'introduzione di attrezzature cinesi all'interno del nostro sistema. Stiamo facendo dei lobby con i nostri alleati, i nostri partner commerciali e tutti coloro con cui abbiamo delle relazioni commerciali molto stretti, di adottare lo stesso approccio e di non permettere che i loro sistemi vengano assoggettati a aziende che sono sotto il controllo di governi non democratici e autoritari. Quindi mi fermo qui per il momento e di nuovo vorrei concludere dicendo che dall'ottica del governo americano ci sono preoccupazioni riguardo al commercio, alla concorrenza, ma veramente la problematica principale per noi per quanto riguarda il 5G è la questione sicurezza. E questo è significativamente è la differenza tra attrezzare la loro sede e paesi democratici
informatici, dove c'è una magistratura indipendente che può assicurare il rispetto di legge rispetto a, a attrezzature prodotti non sede in paesi non democratici, autoritari, dove ovviamente tutelare loro stessi e le loro operazioni. Grazie mille Dan per le informazioni utilissime che condiviso con noi, soprattutto per sul 5G. E il punto principale è come dove il principale interesse l'alleanza, e forse abbiamo l'opportunità di affrontare questo argomento nel corso della nostra discussione. E dulcis in fundo, è un grande onore di presentare l'ultimo oratore, Lorenz Albesk, direttore esecutivo del progetto informatico presso la Harvard Kennedy, presso l'Harvard Kennedy Schools Belfast Center. Ho avuto l'onore di visitare in questo argomento, soprattutto l'intelligenza artificiale, l'impatto dell'intelligenza artificiale a livello per la sicurezza nazionale e internazionale. A te la parola, Lauren. Buon pomeriggio a tutti. My name is Lauren Zebrick, sono il direttore esecutivo del Saber Project presso la Harvard Kennedy School Belfast Center per la Scienza e gli Affari Internazionali. Innanzitutto desidero ringraziare Luigi Martini, il Centro per la Cyber Security e gli studi per le relazioni internazionali dell'ambasciata americana a Roma. Traduttrici e il pubblico che mi ha invitato qui per parlare dell'intelligenza artificiale e delle sue opportunità e le minacce per la sicurezza nazionale e internazionale. Io e mio marito dovevamo venire in Italia a marzo, però ovviamente il viaggio è stato cancellato, e quindi mi auguro veramente, vivissimamente, che di poter tornare, di poter venire quando la situazione sarà sicura. Nel frattempo apprezzo questo seminario. Innanzitutto voglio dichiarare che i punti che vi presenterò oggi vengono the case of increased transatlantic cooperation sull'intelligenza artificiale, di cui io e la mia collega Sida Denti incredibile, Christine Lawrence e John Cordery alla Cyber Project e potercenter.org, opportunità per presentare questo lavoro d'aumento, che si tratta di un pubblico congiunto europeo e americano, e le nostre raccomandazioni danno varie in trustworthiness and ethics. So what do we mean by trustworthiness and ethics? Basically, you have these large e si tratta di un qualcosa di affidabile. Innanzitutto una serie di ampia di
serie di dati che sono necessarie per addestrare i modelli a utilizzare intelligenza artificiale, e i dati devono essere liberi da qualsiasi bias e devono essere quindi da informazioni che possono essere identificate che riguardano le persone, quindi ci devono essere dei dati sufficienti per il sistema per maniera che si possa addestrare. Gli algoritmi utilizzati per elaborare i dati e il sistema generale devono essere spiegabili, comprensibili, devono proteggere la privacy, equi, trasparenti, proteggere da qualsiasi problema. Quali sono alcune di queste questioni che riguardano la sicurezza? Il livello più di base, l'intelligenza artificiale non è né buona né cattiva, ma può essere intenzionalmente o non intenzionalmente utilizzata in maniera malevola. Secondo il Future of Life Institute, può essere programmata per essere dannosa, per esempio in campo di battaglia con armi autonome o, come abbiamo visto di recente, l'utilizzo dei social media bots per minare la fiducia negli governi durante la pandemia. Può essere anche programmata per qualcosa di positivo, ma magari può finire a essere distruttiva come conseguenza dei metodi che il sistema di intelligenza artificiale stessa sceglie. E vorrei argomentare dicendo che l'intelligenza artificiale viene programmata per qualcosa che è di per sé intrinsecamente cattiva, ma che anche se non è intrinsecamente cattiva comunque può creare problemi. Questi punti sono la base di quello che è la necessità tecnica di collaborazione. Da un punto di vista di geopolitico citiamo tre argomentazioni interconnesse per una maggiore cooperazione transatlantica: il bene globale, una concorrenza fra le grandi potenze e valori condivisi. La pandemia del Covid-19 ha reso quanto più urgenti queste necessità. Da una parte stiamo correndo per trovare le effettive cure e soluzioni digitali per salvare la vita. D'altra parte abbiamo il fatto che i nostri avversari sfruttano l'intelligenza e l'intelligenza artificiale attraverso la diffusione delle disinformazioni come risposta alla pandemia. E ci sono varie implicazioni. La tecnologia, per esempio, ha grandi promesse per il bene globale, spinge lo sviluppo della società in senso positivo, ha una maggiore capacità di difesa e la crescita economica. E per esempio, l'intelligenza artificiale può essere utilizzata nel campo medico, può valutare l'impatto umano sull'ambiente, si può utilizzare nel campo della produzione, può anche migliorare tutte le capacità di intelligenza, quindi le operazioni che hanno a che fare, per esempio, con lo scanning, la scansione a livello aereo e i programmi di manutenzione automatica, per esempio, l'individuazione delle minacce informatiche. Bisogna alcune stime dell'impatto di intelligenza artificiale sull'aumento dell'attività economica globale sono arrivate a valutare un qualcosa, valore pari 15,7 trilioni in base al rapporto PwC. L'intelligenza artificiale può migliorare le operazioni di cyber, operazioni offensive, e può dare la capacità di eseguire campagne di disinformazione. I droni autonomi, le armi autonome, in particolare armi autonome letali, possono essere utilizzate sui campi di battaglia. Inoltre, i sistemi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati in maniera da violare i diritti umani fondamentali e la privacy. Gli stati possono utilizzare le macchine, le telecamere per il riconoscimento facciale, per seguire i cittadini, o utilizzare l'intelligenza artificiale anche per una repressione a livello politico, anche negli Stati Uniti, dove alcuni stati stanno considerando, hanno considerato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per riconoscimento facciale per combattere la diffusione del Covid-19. A parte le potenzialità di un utilizzo negativo dell'intelligenza artificiale, c'è anche l'aspetto di una grande una concorrenza tra le grandi potenze. La Cina ha centralizzato i suoi sforzi nell'intelligenza artificiale, il governo centrale quelli locali collaborano con le accademie, l'industria e gli enti per raccolta fondi in tutto l'ecosistema.
la Cina cerca di diventare il primo centro di innovazione in intelligenza artificiale entro il 2030 e la sua strategia di intelligenza artificiale in un certo senso apre la strada al dominio. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea devono invece essere leader, purtroppo i loro sforzi sono decentrati e quindi potenzialmente meno efficaci, creando quindi una specie di vuoto per contrastare invece gli sforzi autoritari. E anche una diapositiva che riguarda questa condivisione. E per questo gli Stati Uniti e l'Unione Europea dovrebbero collaborare per garantire che i loro valori condivisi possano informare quelle che sono le norme dell'intelligenza artificiale. Riteniamo che i due blocchi sono fondamentalmente allineati per quello che riguarda le priorità etiche, l'importanza della privacy, dei diritti umani e dello Stato di diritto. To show you where questi per farvi vedere dove ci allineiamo. Okay. These principles include... Questi principi comprendono necessità di sistemi di intelligenza artificiale per proteggere i diritti umani e la privacy per gli algoritmi, affinché gli argomenti siano equi, trasparenti, sicuri e governabili. E l'interconnettività dei mercati americano, europeo e cinese intensifica l'importanza di condurre allo sviluppo di standard, norme di normativa dell'intelligenza artificiale che siano comuni. Voglio sottolineare che c'è una collaborazione transatlantica già in corso, soprattutto in forum multilaterali che lavorano a vari standard, e c'è anche collaborazione per quello che riguarda la ricerca collegata all'intelligenza artificiale. Per cui, da adesso che abbiamo detto perché dobbiamo aumentare la collaborazione transatlantica, voglio affrontare i settori in cui sono presenti i maggiori ostacoli a questa collaborazione. Si tratta di differenze geopolitiche, differenze di interessi nazionali, priorità comune e il livello di ambiente operativo di intelligenza artificiale. E i rapporti fra gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno avuto qualche problema di recente. Da una parte gli europei si sono fidati meno del governo americano e delle aziende tecnologiche. D'altra parte l'isolazionismo dell'amministrazione Trump ha danneggiato i rapporti e ha eroso in un certo senso i rapporti con alcuni alleati europei. Inoltre l'Unione Europea cerca di ribilanciare l'ordine internazionale con una visione di sovranità tecnica. Gli Stati Uniti hanno avuto difficoltà ad accettare la volontà dell'Unione Europea di ingaggiare i propri avversari. E come si possono affrontare e superare queste sfide geopolitiche? Crediamo che le due parti dovrebbero perseguire un cambiamento per favorire l'importanza della collaborazione USA-Unione Europea nell'ambito di intelligenza artificiale. Dobbiamo aumentare e riavviare l'impegno ad alto livello, le visite e collaborare per creare una coalizione internazionale. Queste visite ad alto livello sottolineano l'importanza che viene attribuita alla collaborazione, dimostra la nostra partnership, è un qualcosa che si attribuisce valore. E passando l'interesse nazionale come interessi comuni, ci sono tre considerazioni distinte che hanno creato tensione. La prima è la sicurezza e la difesa, e in particolare collegata alla Cina e alle sue esportazioni. Gli Stati Uniti hanno assunto una posizione molto più aggressiva a questo riguardo, hanno citato le filiere come fondamentali per la sicurezza nazionale e le questioni tipo appunto Huawei nel 5G come opportunità per infrastrutture a costi più bassi. La seconda questione è promuovere una forte economia, una forte forza lavoro. Entrambe le parti sono in concorrenza per accaparrarsi talenti e finanziamenti. E le aziende americane hanno acquistato una grande porzione delle start-up tecnologiche europee, in un certo senso provocando anche un certo senso di risentimento parte dell'Unione Europea. E stiamo lavorando a più stretto contatto e questo ci consente di agire. E poi l'etica e i valori, che sono un settore in cui c'è potenzialità per aree specifiche di disaccordo nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Riteniamo che gli Stati Uniti e l'Unione Europea siano ampiamente in linea, soprattutto per quello che riguarda i livelli massimi,
e sebbene ci siano dei disaccordi che possono magari limitare il progresso, questi possono essere attenuati. Per superare queste sfide a livello di interesse nazionale di priorità, raccomandiamo di creare dei binari multipli di dialogo fra gli Stati Uniti e l'Unione Europea che possono comprendere e includere funzionari di governo, oltre che rappresentanti dell'accademia, del business e della società civile, aumentare la ricerca congiunta e gli sforzi per lo sviluppo, stabilire meccanismi di condivisione delle best practices e le formazioni. E quello che vediamo in fondo a queste diapositive è l'ambiente operativo dell'intelligenza artificiale, è in se stesso una sfida. Tra questi l'argomentazione, la governance, i finanziamenti, gli investimenti, i dati, gli spazi per i dati, il software, l'hardware e le risorse che possono facilitare i sistemi di intelligenza artificiale. Ancora c'è una qualche confusione all'interno dell'industria, il governo e l'accademia su come rendere operativi questi principi e verificare che essi siano sufficientemente considerati. Quindi raccomandiamo di sostenere e di portare avanti gli sforzi congiunti per trasformare questi principi in qualcosa di operativo, e implementare dei meccanismi di verifica e gli standard e allineare la normativa. Vi ho dato il dettaglio di quelle che sono le nostre riflessioni e le nostre raccomandazioni, ma volevo anche ritornare un attimo al nostro appello ad aumentare la ricerca e lo sviluppo congiunti, perché riteniamo che ricerca e sviluppo congiunti possano rafforzare la cooperazione USA-UE a livello di intelligenza artificiale, portare avanti i progressi e condividere valori e obiettivi, e può consentire di mettere insieme le risorse e l'expertise per consentire un maggiore impatto sulla ricerca. Abbiamo identificato tre settori: il settore sanitario, le scienze ambientali e la difesa come settori in cui gli Stati Uniti e l'Unione Europea dovrebbero dare la priorità agli sforzi di ricerca e sviluppo congiunti, dal momento che l'attuale cooperazione già esiste. Ci auguriamo che questi punti e queste raccomandazioni possano aumentare la comprensione dell'attuale ambiente dell'intelligenza artificiale per poter spingere ad una maggiore cooperazione transatlantica. E mi auguro che tutto questo possa spingere chi è coinvolto a impegnarsi di più. Voglio ringraziarvi tutti per la vostra attenzione e attendo le vostre domande. Grazie. Grazie Lauren per questa presentazione così interessante. In particolare ho apprezzato la raccomandazione finale come migliorare la cooperazione tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, in particolare nel campo dell'intelligenza artificiale e in particolare nel campo della ricerca e lo sviluppo, perché dal mio punto di vista quello della ricerca potrebbe essere importante migliorare la nostra cooperazione nel campo della ricerca, utilizzando magari il Recovery Fund in Italia, for instance, at the European Union level, in order to finance our technology. A livello di Unione Europea per migliorare le capacità tecnologiche, e credo che l'approccio osmotico debba essere il nostro principale approccio per migliorare la nostra cooperazione in questo campo. E adesso siamo nella sessione domande e risposte e vedo che ci sono tante domande. Domande che vorrei condividere con tutti voi e considerarle come domande aperte direttate a tutti voi. Quindi la prima domanda è di uno studente dell'Università di Napoli Federico II, una importante università italiana. La domanda è la seguente: quanto integrati sono il settore pubblico e privato in termini di prevenzione in materia di cibersicurezza? Non so se Lauren vuoi rispondere tu, perché ho sentito appunto dell'articolo che hai pubblicato proprio in materia di cybersicurezza. Sì, certo, grazie per la domanda. Sicuramente tutti capiscono la necessità e riconoscono
l'imperativo di collaborare sia nel settore privato che nel settore pubblico. Ci sono molte organizzazioni, per esempio in America, si è fornito maggiore informazione su alcuni indicatori, firme dopo varie operazioni svolte. Quindi anche per quanto riguarda la cibersicurezza e le infrastrutture critiche, anche lì vengono fornite molte informazioni, ma c'è anche un vuoto, un buco direi, tra il settore privato e il settore pubblico. Mi piacerebbe vedere un approccio più integrato in tal senso, almeno negli Stati Uniti. Sì, benissimo. Vorrei solo aggiungere breve cenno. In Italia abbiamo l'obiettivo strategico specifico di migliorare il partenariato fra pubblico e privato, e la nostra intelligence, il Dipartimento di Sicurezza Informatica, sta lavorando con dei privati per accrescere la collaborazione, soprattutto per quanto riguarda la tutela e la protezione dell'infrastruttura critica. Un'altra domanda per Paola, che riguarda le università, e viene fatta da un studente dell'Accademia di Pozzuoli. Quale corso di studio può consigliare per una persona interessata a lavorare nel settore della cyber security? Sì, grazie per la domanda. Beh, è una questione di scelta effettivamente, se si ha la possibilità di visitare il nostro sito internet, il sito del laboratorio, c'è una sezione speciale dedicata a tutti i possibili percorsi e programmi di studio disponibili in Italia. Là si possono trovare tutti i corsi di laurea, di specializzazione, di dottorato disponibili, e quindi là è possibile trovare tutte le informazioni necessarie. Dal mio punto di vista è molto importante cercare la multidisciplinarità quando si parla di cyber security. Sicuramente la base tecnica è obbligatoria, necessaria, ma bisogna allargare il tuo orizzonte e avere uno sguardo più multidisciplinare, quindi diritto, economia, politica, etica, eccetera. E sì, naturalmente anche altri settori verticali dove appunto verrà applicata. Quindi l'esperienza, l'expertise in materia di cyber security. Ma comunque sul sito internet è possibile trovare tutte le informazioni su quello che viene fatto oggi. Sì, grazie Paolo. Vorrei semplicemente aggiungere che il laboratorio ha lavorato con il Ministero per allargare l'offerta in materia di cyber security, con un corso specifico sulla cyber security avente un approccio multidisciplinare. Un'altra domanda che penso sia per te, Dano, ovvero l'incapacità dell'Unione Europea di essere indipendente dal punto di vista tecnologico rende il 5G troppo rischioso, troppo pericoloso. L'Europa è un alleato cieca, o consegna le proprie chiavi a un altro paese o è fuori dal gioco. Cosa ne pensa? Beh, grazie della domanda. Se ho capito bene, non penso effettivamente che sia possibile nel mondo di oggi per qualsiasi paese essere veramente indipendente quando si parla di tecnologia. C'è un'interdipendenza a così tanti livelli, la produzione di attrezzatura tecnologica e i sistemi stessi e naturalmente le informazioni condivise. Quindi è molto difficile
per qualsiasi paese essere veramente indipendente. Quindi nel caso dei paesi come i paesi membri dell'Unione Europea e gli Stati Uniti, il Canada, tutti i paesi democratici del mondo, in altre parole, ritengo che la sfida sia che tutti questi paesi devono concordare una serie di standard, come ha detto Lorne, collaborare e cooperare per stabilire degli standard. È un sistema, forse non un sistema, degli standard concordati che assicureranno la sicurezza dell'informazione, dei sistemi, dell'attrezzatura in tutti i nostri paesi con uno standard simile. E come ho già detto nella mia presentazione, gli Stati Uniti non ha un produttore di attrezzatura periferica 5G, abbiamo produttori che producono attrezzatura di base 5G, ma non abbiamo un produttore di attrezzatura periferica 5G, mentre l'Unione Europea ha delle aziende che producono attrezzatura 5G. Quindi non sarei d'accordo con la premessa che l'Unione Europea non possa essere un attore. Se ho capito bene la domanda, non sono d'accordo che l'Unione Europea non possa essere un attore o non possa avere un ruolo significativo, stabilire gli standard che tutti i paesi democratici, in cui tutti i paesi democratici possono concordare. Spero di aver risposto alla domanda. Grazie, Dan. L'Unione Europea ha un regolamento specifico sugli standard e le certificazioni. La legge sulla cyber security che sottolinea la standardizzazione e la certificazione per alcuni strumenti ICT, e questo potrebbe essere un buon punto di partenza. Per migliorare gli standard e il quadro di certificazione. C'è un'altra domanda per John Pantalano su YouTube. La domanda è se ritiene che le ambizioni high tech possano minare la stabilità dei sistemi internazionali, in particolare il ministro della difesa del Regno Unito ha sottolineato che la difesa e l'intelligenza artificiale sono due cose autonome. Vorrei partire dalla seconda domanda. Penso che ci siano dei rischi perché ci sono così tante applicazioni diverse in cui della nostra vita, quindi come and even individual people so that they can understand what, you know, AI is and the benefits and challenges they bring. So to answer your question there, yes, I do think there are risks to just focusing on the defense area. And then your question on, you know, whether those ambitions are difese. E se queste ambizioni possono minare la stabilità del sistema internazionale. Il sistema internazionale di per sé è piuttosto caotica attualmente, e sicuramente le tecnologie hanno aumentato queste. Le due cose vanno un po' mano in mano. La tecnologia, non so se
la tecnologia effettivamente crea questo caos o meno. È una cosa che può essere ancora dibattuta. Quindi, in conclusione, vorrei condividere una domanda, che è una domanda aperta per tutti, come dire il vero. E in particolare, come la cyber security può essere vista non solo come rischio, ma anche come un'opportunità, perché non c'è solo il lato oscuro del cyberspazio, ma dobbiamo vedere anche come un'opportunità. Quindi, secondo voi, in questo momento difficile causato dalla COVID-19, quindi secondo voi, come la cyber security o lo spazio cibernetico possa essere considerato come un'opportunità dal punto di vista istituzionale, accademico, di ricerca? Non so se Paolo vuoi iniziare tu a rispondere. Yeah, thanks. Sì, grazie. Sicuramente posso dire che il Covid per tutti è una sfida, dal mio punto di vista. Qualunque sfida può essere un'opportunità, per cui non, certo non è la risposta giusta alla tua domanda, ma da quale punto di vista, dal punto di vista della cyber security, è una sfida perché il Covid, intendo dire, perché il fatto che tutti quanti noi siamo collegati da casa con lo smart work invece di essere in ufficio, la superficie d'attacco è aumentata in maniera significativa e di recente il generale responsabile della polizia postale e la persona responsabile della polizia postale, che è la forza di polizia dedicata a questo obiettivo, ha affermato che nei sei mesi, dei primi sei mesi del 2020, hanno registrato un aumento di quasi 400% rispetto all'anno, sei anni precedenti per quello che riguarda gli attacchi alla cyber security. Sicuramente un aumento di 4 volte nel numero di attacchi è significativo e qui dobbiamo assolutamente fare molto. Dal mio punto di vista è, se volete, una sfida, ma ancora una volta un'opportunità, perché dobbiamo cercare di, se non altro, aumentare la consapevolezza delle persone a casa, il modo, il fatto di cambiare, che ne so, la password. Io so, per esempio, la California ha bandito per legge le password stupide, tipo ad esempio parole stupide, ma uno dei pochi paesi della regione che ha fatto una cosa di questo genere, tanto per dire, per citare la cosa. Thank you very much, Paolo. Lauren. Grazie mille Paolo. Lauren. Vedo una grande opportunità per 3 settori diversi. Innanzitutto i posti di lavoro. Ci sono tanti posti di lavoro nella cyber security che vanno dalla parte operativa, la policy, le cose di questo genere, sia nel settore privato che nel settore militare, a livello pubblico. E c'è anche l'aspetto del servizio nazionale. Quindi è un altro percorso, un'altra strada in cui le persone possono dare un servizio nazionale. Non deve essere necessariamente collegato al militare o a livello di governo. Si può rendere un servizio anche operando nella cyber security. E poi l'opportunità per la diversità. Abbiamo fatto vedere, ho condiviso la mia preoccupazione dicendo che ci sono moltissime persone da vari background, nazionalità, che fanno questo lavoro importantissimo. Bisogna essere in grado di sottolineare queste attività e bisogna mostrarne l'importanza. E poi c'è anche l'aspetto, in questo ambiente in particolare, che i paesi stanno imparando a difendere anche la loro sicurezza nazionale. Ci si augura che nel corso di questo processo siano più resilienti. E poi presenta sicuramente un'opportunità di innovazione in tutto il settore. Thank you very much, Lauren. Grazie mille, Lauren. Dan? Yeah, um, I, I,
Non ho molto da aggiungere, credo che Paolo e Loren abbiano probabilmente risposto in maniera globale. Sono d'accordo in particolare con l'ultimo punto sollevato da Loren, che l'innovazione è una delle più grandi opportunità che sia il Covid e la cyber security, e la combinazione di queste due cose al momento attuale possano, ci si augura, produrre un'innovazione o delle innovazioni interessanti che possano rendere, affrontare questa pandemia, così come qualsiasi pandemia futura, possano rendere più facile affrontare questa pandemia e rendere tutte le attività che vanno verso la cybersfera, renderle più sicure per tutti, mi auguro. Eccellente, grazie mille. Non abbiamo più domande. Se dovessimo ricevere, ve le manderò via mail. Se volete potete mandarle per email. Voglio ringraziare tutti i partecipanti, l'Italia, gli Stati Uniti e tutti gli altri partecipanti del resto del mondo. Desidero ringraziare ancora una volta i partecipanti alla tavola rotonda, Loren, Paolo e Dan, per questa veramente questo webinar così interessante. Desidero ringraziare ancora una volta Marlene, l'ambasciata americana in Italia, per aver organizzato questo evento. Credo che avremo l'opportunità di organizzarne altri su questo argomento, perché il cyber, come ho detto prima, è un argomento molto importante e scottante. La cyber security, il 5G, l'intelligenza artificiale e il paesaggio tecnologico. Grazie ancora a tutti e state bene tutti. Grazie, grazie a tutti. Arrivederci. Ok, thank you everyone. Wow, great program, everybody. Thanks. Thank you, Luigi.